C'era anche il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, tra le persone che questa mattina, presso il centro direzionale di Napoli, hanno vissuto attimi di vero panico. Erano circa le 7 quando un extracomunitario ha sottratto, dopo una colluttazione, una pistola a una guardia giurata, puntandola poi sui passanti e seminando il terrore. Tra le persone che si sono trovate ad assistere all'ennesimo episodio di follia c'era una delegazione proveniente da Auletta, guidata dal sindaco Pietro Pessolano e costituita tra gli altri dal consigliere Antonio Addesso e da Franco Tarateta, giunta al centro direzionale di primo mattino per un appuntamento in regione. E dunque i rappresentanti aulettesi si sono trovati coinvolti, loro malgrado, in una scena drammatica rischiando a loro volta di farne le spese. L'extracomunitario, infatti, da quanto si è appreso, avrebbe tentato più volte di fare fuoco verso i passanti, ma la pistola si sarebbe inceppata o forse era senza colpo in canna. Abbiamo assistito a una scena che sembrava irreale, racconta Pietro Pessolano, da noi raggiunto telefonicamente, che ha scatenato la paura e il panico tra i presenti, che fuggivano e cercavano riparo in bar, negozi e palazzi. A me invece, racconta il sindaco di Auletta, a conferma del suo carattere determinato, è venuto l'istinto di reagire in qualche modo a questo atto violento che si stava consumando. Ma chi era accanto a me mi ha trattenuto e poi, per fortuna, tutto si è risolto senza conseguenza per le persone. Alla fine l'extracomunitario è stato bloccato presso la chiesa del centro direzionale ed arrestato. Anche gli altri componenti della delegazione aulettese confermano di aver vissuto momenti di altissima tensione e che il sindaco Pessolano voleva intervenire. Ma l'abbiamo bloccato in tempo, raccontano tirando un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo.